Mettere insieme idee e proposte per rilanciare la campagna. A partire da Napoli, soprattutto dopo le ultime vicende che hanno riguardato il comune e il sindaco De Magistris. È la fonderia delle idee, la tre giorni di dibattiti e incontri organizzata a Bagnoli per rilanciare il Partito Democratico sul territorio e lanciare la sfida prima a Caldoro e poi a De Magistris per le prossime elezioni. Dieci tavoli per elaborare dieci proposte concrete e credibili da lanciare in campagna elettorale e poi, eventualmente da sviluppare nel governo di regione e comune, dalla programmazione 2014-2020, quindi fondi europei, alle politiche di sviluppo e lavoro, dalla scuola ai trasporti, dal turismo alla legalità, fino all'ambiente, alla sanità e all'innovazione. Sentiamo Francesco Nicodemo e Pina Picerno. Sembra che la partecipazione sia oltre ogni aspettativa e questo è un segnale importantissimo del fatto che questa terra ha tanta fame di partecipazione e di cambiamento noi stiamo offrendo un luogo laico, libero, inclusivo in cui i cittadini comuni debbano incontrarsi con la politica per provare a fare le cose buone per questa terra. Una iniziativa che abbiamo fortissimamente voluto insieme a un gruppo dirigente diffuso che è pronto a dimostrare che eh, appunto, si è capaci finalmente di cambiarla questa regione. Dopo troppi anni di politica incapace di risposte autentiche, dopo troppi anni di promesse mancate, noi vogliamo dimostrare che c'è un gruppo dirigente giovane in grado di stare in campo e di cambiare finalmente questa regione. Un confronto al quale parteciperanno non solo rappresentanti del territorio ma anche ministri e sottosegretari di governo come Dario Franceschini titolare del Dicastero della Cultura, Raffaele Cantone presidente dell'autorità anticorruzione e Graziano del Rio sottosegretario alla presidenza del Consiglio intervenuti nel primo giorno della Convention. Il mezzogiorno non è solo una risorsa per se stesso, una risorsa per il Paese. E dentro il mezzogiorno le grandi aree industriali come Bagnoli, Taranto, Gioia Tauro rappresentano una sfida da vincere, il governo l'ha focalizzata bene, vuole dimostrare partendo da qui che il mezzogiorno, la campagna ce la può fare, quindi siamo convinti che da qui può partire una nuova speranza e anche da questi giovani parte un bel messaggio di responsabilità e di voglia di prendere in mano il loro presente e il loro futuro.